Poi, da una parte ci sono i grillini che fino a ieri non si sono esposti, non hanno detto niente, probabilmente oggi avrebbero detto su una vittoria della Clinton. Bisogna dire che l'unico vero trampista d'Italia era Salvini, bisogna essere sinceri. Il fatto che il governo si è esposto, si sono esposti persone del governo, sindaci di comuni, per cui non il PD ci sta che si esponga, come si dovevano esporre forse anche prima i grillini su quello che sono delle linee programmatiche, questo ci sta. Quando lo fa il governo può mettere in situazioni imbarazzanti. Io volevo dire una cosa però del voto delle donne. In realtà per me la Clinton non è stata vissuta come una donna che ha fatto, fra virgolette, una sua scalata politica personale, ma una donna di un uomo che poi ha fatto, penso che fosse sempre anteposta. Io l'idea opposta, io penso che gran parte di quello all'uomo che ha fatto Bill no, l'ho per me già dovuto a Hillary nella vita. Ma probabilmente questa dico quello che penso. Il taglio poi, che gli diamo con noi. Piacere o non piacere, però anche una donna antipatica. Le donne che non l'hanno votata, si fa torto a Hillary così. Le donne però non l'hanno votata, per cui le donne probabilmente hanno dato questa chiave di lettura. Ma lei non piaceva alle donne, che lei fosse, diciamo, è la scheda presuntuosa e antipatica. Cioè lei non è riuscita a avere una pill su tutto quel mondo femminile che in altre circostanze allora, se mi vuoi dare che si no.